Siamo i referenti della scuola primaria per i percorsi Attivamente e English Plus. Alcuni punti di forza della nostra scuola sono sicuramente un tempo scuola che offre al bambino di vivere la sua giornata in modo sereno e con le giuste pause per affrontare le diverse attività che gli vengono proposte. Un secondo motivo è l'offerta formativa ricca e varia, sostenuta dalla professionalità degli insegnanti prevalenti e dagli specialisti. E come ultimo, ma non meno importante, la continuità. Il bambino infatti avrà accanto, durante il suo percorso formativo e scolastico, un team solido e fisso di insegnanti che lo accompagna e lo aiuta a crescere dalla prima alla quinta. Vi aspettiamo! Veniteci a trovare! Insegno musica alla scuola primaria. Il curriculum musicale nel corso di 5 anni offre ai bambini molte esperienze diverse fra loro che arricchiscono il loro repertorio di conoscenze e competenze e li preparano in maniera adeguata per le scuole medie. Innanzitutto è importante educare i bambini all'ascolto e poi accompagnarli alla scoperta del linguaggio musicale che al termine del ciclo scolastico loro saranno in grado di decifrare. Poste queste basi, i bambini fanno esperienza della musica d'insieme, sia nella dimensione corale che orchestrale. Hanno un primo approccio allo strumento. L'obiettivo di creare un'orchestra è anche quello di far capire ai bambini quanto è importante ascoltare se stessi e anche gli altri all'interno di un gruppo in cui ciascun individuo dà il proprio apporto e contribuisce alla un'armonia collettiva. Da musicista infatti ritengo fondamentale trasmettere il messaggio ai bambini fin da piccoli che la musica è bella non solo perché dà voce alle emozioni di ogni singolo individuo, ma anche perché è un'esperienza di comunicazione da condividere con gli altri. Sono un'insegnante prevalente nel percorso English Plus. Il Pio X è una scuola che si caratterizza soprattutto per la grande ricchezza dell'offerta formativa. Infatti, oltre alla naturale immersione nella lingua inglese, che permette ai bambini di acquisire competenze linguistiche fondamentali e da utilizzare anche al di fuori delle mura scolastiche, sono fortemente incrementati anche i saperi di base. A questo proposito mi riferisco alla lingua italiana e all'apprendimento della matematica. Inoltre, insegnare più discipline, quali l'italiano, la storia o la geografia, mi permette di poter lavorare a livello interdisciplinare. Questo cosa significa? Significa che posso creare delle progettualità e posso creare delle attività diversificate e stimolanti che facciano capire ai bambini l'importanza e l'interconnessione tra i vari saperi. È fondamentale infatti mettere i bambini di fronte a compiti di realtà e a situazioni sfidanti, proprio per far loro capire che tutto ciò che imparano ed apprendono, magari inizialmente in maniera ludica, può essere poi utilizzato nella vita concreta anche al di fuori dell'ambito scolastico. I teach English here at Pio X. Our method of teaching English is very active. Coinvolgiamo i bambini in lezioni divertenti e dinamiche, cantiamo, ridiamo, balliamo e facciamo tanto roleplay in modo che i bambini possano fare tanti speaking and listening. La nostra priorità è che i bambini si divertano ad imparare. È davvero la nostra passione, creare un'atmosfera in cui i bambini si sentono sicuri, accompagnati, coinvolti e partecipi nel percorso di apprendimento. Sono un insegnante prevalente del percorso Attivamente e ritengo che il gioco, dal punto di vista dell'ambito scolastico, sia estremamente importante. Quando un bambino riesce a fare proprie le competenze legate alle regole di un gioco, poi sarà spronato a portarle a condividerle con i propri compagni e di conseguenza, dopo, loro creeranno insieme un'esperienza arricchente per tutti. Il gioco, se posto come sfondo integratore della nostra didattica curricolare, consente all'insegnante di sfruttare la forte motivazione che è insita in qualsiasi attività ludica per aiutare i ragazzi a affrontare le materie per la prima volta, a raggiungere un grado di consapevolezza maggiore in esse, ad accettare le sfide che le materie gli propongono e soprattutto a considerare gli errori e i fallimenti come dei passi che permettono di andare oltre i propri limiti e le proprie paure. Il gioco non è soltanto ambiente cognitivo. Nel momento in cui io creo una situazione ludica, creo anche delle situazioni problematiche dovute al fatto che ci sono molti attori che agiscono all'interno del contesto di gioco. A quel punto l'educatore può cogliere questa situazione per analizzare con i ragazzi e lavorare sulle competenze socio-relazionali e etiche
e quindi creare un pacchetto di formativo arricchente e completo. I teach CLIL in Pio X primaria attivamente and English Plus classes. Nella lezione CLIL, l'insegnante di madrelingua trasmette i contenuti di una materia in lingua inglese. Per esempio, what is erosion in geografia? Oppure, what is cyberbullism nella lezione di informatica? Per facilitare l'apprendimento usiamo tantissime immagini e filmati per accompagnare i concetti e gli alunni sono coinvolti nel fare dei modelli, nel fare esperimenti, simulare dei fenomeni per far sì che i contenuti vengano compresi e poi comunicati da loro nella lingua inglese. L'informatica non è vista come una materia in cui si impara a utilizzare il computer, quindi a fare delle bellissime presentazioni in PowerPoint o utilizzare Word o fare ricerche, ma ci avviciniamo al pensiero computazionale, la capacità quindi da parte dei bambini di risolvere un problema e saper dare delle istruzioni alla macchina, nel nostro caso al computer, in modo che poi possa risolvere il problema al posto nostro. Quindi l'attività fondamentale è appunto il problem solving, che andrà a rinforzare tutto l'asse logico-matematico.